Benvenuto e benvenuta. Iniziamo subito a entrare in uno stato di rilassamento profondo e quello che devi fare è trovarti un luogo comodo e metterti tranquillo. E così puoi iniziare a chiudere gli occhi se tu vuoi, perché questo percorso è molto più facile viverlo attraverso gli occhi chiusi e dolcemente e delicatamente ti concentri sul tuo respiro, sulla tua respirazione. Prendi un respiro profondo e così puoi immaginare un palloncino che si riempie di aria e poi lascia andare completamente tutta la sua aria che ha dentro di sé. Immagina che adesso dentro di te puoi prendere aria dalle tue narici, dalla tua bocca e lasciala andare profondamente, buttala fuori delicatamente attraverso il tuo respiro e di nuovo prendi aria profondamente e lentamente lasciala andare. Così come puoi iniziare a sentire il tuo respiro che esce ancora una volta dalla tua bocca, dalle tue narici, è dolce, tranquillo e delicato, e prendi ancora un altro respiro profondo, lentamente, dolcemente. E ogni volta che ti concentri sul tuo respiro, ti rilassi profondamente e percepisci semplicemente quello che è giusto per te. Sì, perché è un buon momento di trovare la tua pace interiore. E l'unica cosa che puoi fare è rilassarti e scendere sempre più in profondità, delicatamente, sempre più giù, e ti rilassi profondamente. Ora, immagina te stesso di essere circondato da una bellissima luce bianca, una luce così brillante, così pura, una luce di protezione, dove puoi percepirne una profonda pace, una profonda sensazione di benessere. E in questo momento puoi respirare questa luce bianca. Sì, respirala, sentila. Mentre entra dentro di te questa luce bianca, nel tuo corpo si riempie completamente di questa tua percezione di benessere, di beatitudine, e ti rende sempre più sicuro. Questo è un luogo confortevole dove ti senti protetto, benedetto. E ora immagina di essere seduto in un grande campo verde. Il sole splende ed è molto bello, il cielo è chiaro. È una giornata importante dove puoi vedere uno spazio infinito, così infinito dove non puoi riuscire a vedere la sua profondità. Intorno a te c'è solo calma, benessere, rilassamento. Puoi sentire il canto degli uccelli, sì, e ti puoi godere questo momento mentre cantano, e puoi percepire la bellezza di questo ambiente, la leggerezza nel tuo corpo. È la sensazione che hai dell'aria che passa attraverso la tua pelle, i tuoi capelli. E in questo momento puoi osservare intorno a te una staccionata. Hai presente quelle ringhiere di legno dove all'interno puoi vedere dei cavalli bellissimi. E sono fermi davanti a te, in quella ringhiera, in quella staccionata. Puoi aprire adesso una porta ed entrarci all'interno. È un campo, un giardino molto speciale, molto particolare. È un giardino segreto, e camminando intorno a questo spazio puoi comprendere che sei in un luogo speciale. Osservi molti colori ed è anche possibile osservare diversi fiori, diverse qualità, diverse piante, il pino, l'abete, le margherite, i girasoli, qualsiasi tipo di piante e di fiori che puoi permettere di guardare e osservare intorno a te. Sì, è quella natura che ti fa stare bene, ti fa sentire a tuo agio. È tutto sotto il tuo controllo. In questo momento osservi un cavallo, quel cavallo che richiama di più la tua attenzione. Non è importante che colore sia, l'importante è che ti dia pace, coraggio, determinazione, forza. È un cavallo molto speciale. Noti la sua postura, i suoi muscoli.
e nota che attraverso il suo sguardo ti può regalare quel senso di pace, di coraggio, di determinazione che spesso osservi nei cavalli quando iniziano a correre, quando iniziano a vivere il proprio percorso per riuscire ad arrivare più velocemente a destinazione. Osserva semplicemente il suo viso, il suo respiro. Puoi accarezzarlo, puoi creare realmente un'intesa tra te e lui. Bene. Continua a osservare intorno a te i colori, le qualità dei fiori, delle piante. E permetti a te stesso, a te stessa, di vivere questo spazio in completa armonia con la natura. Inizia a camminare in questo giardino, un giardino segreto, e vedi da lontano un bellissimo cristallo che brilla e ha una scintilla dentro, ha una scintilla molto speciale dove c'è una luce particolare, sì, dove risiede una grande capacità di brillare. E puoi avvicinarti, puoi sentire il calore di quella luce, come se ci fosse del sole che trasmette il calore nel tuo corpo. E lì risiede tutta l'energia, tutta la forza, tutta la volontà, quella luce che brilla forte, piena di colori. E puoi portarla con te, puoi portarla dentro di te, puoi portarla dentro il tuo cuore. E mentre cammini, al tuo fianco c'è un ruscello così invitante di acqua pura, molto brillante, trasparente. Puoi sciacquarti le mani, puoi sciacquarti il volto. E ti senti bene, ti senti a tuo agio e osservi intorno a te gli alberi alti, osservi che ci sono degli alberi con delle minuscole piccole luci appese. Sono delle piccole scintille di felicità. Questo è un posto molto speciale e puoi venire qui tutte le volte che vuoi, tutte le volte che desideri, ne senti il bisogno. E quando ti senti bene, sai che puoi iniziare a fare le cose nel modo giusto. L'importante è che adesso puoi iniziare a portare la tua attenzione in questo luogo per rilassarti, riposarti, per rilassarti sempre di più, sapendo che in questo luogo lo puoi vivere ogni volta che senti e permetterai a te stesso di stare un po' di tempo dentro di te, in questo spazio, in questo luogo magico. È il tempo di trovare dello spazio, è il tempo di rimanere nel silenzio, dove puoi creare tutte le immagini che desideri. E nota che c'è un colore che attira di più la tua attenzione, puoi sentire, percepire questo colore intorno a te e ti rendi conto che puoi essere tu a creare tutte quelle immagini che ti vengono trasmesse attraverso queste parole. Così come puoi immaginare dei grandi sgabelli, delle grandi scatole, con dentro molti regali, delle piccole casette che sono lì in miniatura. Puoi creare delle finestre, puoi creare dei giardini, perché puoi creare realmente il tuo spazio, perché da lì in poi puoi osservare che in questo spazio possono emergere delle fate. Sì, perché se sei in uno spazio dove tutto è possibile, lì puoi trovare anche delle fate, così come puoi trovare delle piccole e minuscole porte che si aprono. E all'interno di queste porte puoi percepirne gli spazi che sono comunque grandi e larghi, puoi percepire i rumori e comprendere intorno a te che tutto è possibile, dove tutto puoi creare. E lì sono emerse delle fate che sono pronte a proteggerti. Immagina ora di mettere la tua mano nella tasca e puoi sentire e comprendere che c'è della polvere, una polvere magica, una polvere particolare, la puoi lanciare nello spazio e
comprendere che tutta questa polvere può iniziare a pervadere la tua mente, il tuo corpo, e sapere che a mano che scende dentro di te questa polvere, ti puoi sentire bene, ti puoi sentire rilassato, riposato, e comprendere che intorno a te queste fate ti possono guidare in uno spazio senza tempo e far fluttuare nell'aria, perché una volta che ti sei messo addosso questa polvere magica, puoi anche tu volare nell'aria, puoi viaggiare nel tempo, puoi viaggiare negli spazi, e in questo ambiente tutto è possibile, ed è un buon modo di comprendere che puoi creare la tua realtà. È un regno incredibile dove ci sono fate che ti proteggono, pronte a guidarti, che ti aiutano, che ti portano verso una tua nuova dimensione. Comprendi e capisci che queste fate sono lì per darti informazioni, per darti idee nuove, intuizioni. Inizia a comprendere che stai facendo un lavoro davvero importante, perché nel regno dell'immaginazione tu puoi creare realmente tutto quello che vuoi. Di tornare nel giardino da dove sei partito, puoi creare una connessione, puoi creare una familiarità, puoi creare una capacità di conoscere questa fata o queste fate. Puoi chiedergli cosa è giusto fare in questo tempo, quali sono le cose nuove che posso portare nella mia vita, quali sono le cose che posso fare di diverso. Ora prendi ancora della polvere magica che trovi dentro la tua tasca. Prima l'hai fatta volare, adesso questa polvere si trasforma in crema, una crema dorata, e la puoi cospargere su tutto il tuo corpo, sapendo che questa crema può portare guarigione, benessere, coraggio, forza, armonia e felicità nella tua vita. E così per magia puoi vedere che dietro le tue spalle possono uscire delle ali, e puoi comprendere che da adesso puoi iniziare a volare. Sì, puoi iniziare a volare come una fata. Vola, vola, vola sempre più in alto. Sai che al tuo fianco c'è sempre una guida. È stupendo muoversi in questo spazio senza tempo. È stupendo volare così in alto, in modo naturale. E puoi sapere esattamente la direzione da prendere. Sai esattamente che da qui sei al sicuro. Sai esattamente come poter volare, fluttuare nell'aria, perché sei protetto. E le fate ti guidano, ti aiutano, ti fanno comprendere come è facile volare, perché qui puoi osservare dall'alto i giardini, il giardino segreto, i fiumi, i ruscelli, le piante, i cavalli, e vedi che continui a fluttuare nell'aria giocando con le fate, divertendoti nel modo giusto per te. Adesso è un buon momento per poterti divertire, è un buon momento per iniziare a comprendere che puoi creare dentro di te un nuovo percorso, un nuovo mondo, per poterti sentire sempre più leggero, libera, libero da tutti quegli ostacoli che spesso la nostra mente crea, da tutti quegli ostacoli che spesso i nostri pensieri fanno. E lasciati travolgere, lasciati trasportare nella direzione del benessere. E ora che hai imparato come volare più in alto, puoi tornare sulla terra. E ora che hai compreso come poter sentirti più leggero, avendo al tuo fianco una guida come questa fata, ed è il momento di tornare in questo giardino dove puoi creare una comunicazione tra te e questo spazio magico. E questa fata ti parla della sua giornata, del suo lavoro, di tutto quello che fanno per poter mantenere in armonia questo spazio, in questo ambiente. E ti dice che lavorare è importante, lavorare bene, con passione, con amore, ed è importante perché fare le cose con amore, con il cuore, ti aiuteranno e ti guideranno a fare la differenza nella tua vita. Così come
Loro sono importanti nella nostra terra e così sono importanti anche nei nostri sogni. E ogni volta che torni in questo ambiente, in questo spazio, sai che puoi trovare queste fate, perché loro si occuperanno di te, perché sopra di te c'è un cielo infinito dove i tuoi sogni possono diventare realtà e qui puoi creare quello che vuoi. Sai che loro ti proteggono, gli animali ti proteggono, le piante, l'ambiente intorno a te, la natura, i ruscelli, i fiori ti proteggono. E cerca di essere sempre gentile con noi, perché noi possiamo essere d'aiuto al tuo percorso e possiamo creare una comunicazione tra noi e te in questo spazio dove sei in assenza di preoccupazioni, sei in assenza dello spazio, del nulla. Qui puoi creare tutto quello che vuoi e puoi dire tutto quello che vuoi, puoi svuotare tutti i tuoi pensieri da quelle cose inutili che ti porti magari come dubbi, come perplessità, come paure. Qui puoi lasciare andare tutti i tuoi pensieri. Noi, fate, li conosciamo e siamo vicini a te. Possiamo instaurare una buona comunicazione anche quando tu ti addormenterai e vuoi portare i tuoi sogni nella realtà, perché è parte della natura sapere che tu sei parte integrante di noi e noi possiamo portare i tuoi sogni nell'universo. Possiamo supportare le tue idee, che possiamo portare i tuoi sogni nelle stelle e questo ti rende davvero sicuro che noi siamo con te, perché noi fate siamo veramente una grande unione tra te e il nostro universo. Si dice che tutte le fate sono magiche e hanno dei poteri molto speciali e tutte le fate vogliono aiutare le persone come te per trovare la propria strada, per trovare il proprio compito nella vita, quel compito principale nel prendere cura della terra, delle persone intorno a noi, intorno a te, perché è solo con noi che puoi creare una buona forza, una buona sinergia, sapendo che sei sempre in buona compagnia, perché quando sei con i pensieri buoni, noi siamo con te, e anche quando sei un po' più giù, un po' più a terra, anche lì siamo con te, pronte e pronti a poterti sollevare, a farti volare ancora in alto. Basta che tu hai la voglia e il desiderio di metterti in ascolto e osservi intorno a te questo ambiente, le piante. Le piante che a volte lasciano andare delle loro foglie, le lasciano andare perché vanno all'interno della terra, dell'acqua. Queste foglie vedi che si allontanano nel posto giusto. Più vedi che queste foglie scendono, si allontanano dal passato, puoi iniziare a comprendere che dentro di te si sta iniziando a formare quella forza, quel desiderio di essere felice, in armonia. E ogni volta che vedi queste foglie secche che si allontanano in questo fiume, ti puoi sentire più leggero e puoi sentire dentro di te questa voce: noi siamo sempre lì con te, siamo sempre presenti con te. Anche quando tornerai nella tua realtà, sai che noi possiamo essere vicini a te. Ora, abbiamo iniziato questo percorso insieme e sai che lo puoi ripetere tutte le volte che lo vorrai, perché l'importante qui è rilassarti, riposarti, rigenerare tutte le tue cellule e poi tornare anche a sognare in questo mondo magico. E ogni volta che puoi entrare nel tuo spazio magico, dove può esserci silenzio, qui i tuoi pensieri possono iniziare a prendere forma, così come i tuoi poteri magici speciali possono creare realmente dei miracoli. Quindi è un buon momento di prendere del tempo per te stesso e guardando intorno a te ancora nuovamente i giardini, le piante, le farfalle e ogni cosa che c'è intorno a te, perché sai che in questo spazio può avere dei poteri magici e puoi portarli nella tua vita. Sì. Rilassati. Rilassati sempre di più. Ed è un buon momento per tornare. È un buon momento per iniziare a comprendere che sei e
hai vissuto in uno spazio magico. Ritorna a fare un bel respiro profondo e se vuoi puoi continuare a dormire. Puoi continuare a comprendere che la tua vita può essere sempre magica attraverso i tuoi pensieri. E mentre torni indietro. Trovi un uccellino che ti sta osservando, ti stava aspettando. E sai che lo puoi accogliere nella tua vita, lo puoi accarezzare, lo puoi abbracciare, lo puoi tenere tra le tue mani. E puoi immaginare che dalle tue mani può riprendere il suo volo, puoi allontanare da te. Che brilla del tuo amore, brilla della tua energia, brilla della tua forza, della tua attenzione, perché proviene dal tuo cuore. E sai che hai fatto un buon lavoro, perché quando fai le cose col tuo cuore, sapendo che hai questa polvere magica dentro di te, puoi comprendere che ogni volta che la puoi lanciare in aria, ti riempi di questa polvere dorata, di guarigione, di benessere. Sai che puoi vivere la tua vita con coraggio. E vedi adesso la fata che è intorno a te e ti ringrazia, ti fa sentire il suo amore, ti fa sentire tutta la sua presenza, ti fa sentire questo calore luminoso e puoi comprendere che intorno al tuo cuore si espande questa sensazione di pace, di benessere e puoi donare a chi vuoi questo amore. Continua a muoverti, continua a liberarti da questa sensazione che hai di benessere. E respira. Ed è un buon momento per tornare. Al mio tre, tornerai qua. Uno. Senti il tuo corpo, le tue mani, il tuo bacino, il tuo petto. Due. Senti il tuo respiro. La tua pelle. Sul tuo volto. 3. E adesso, se hai voglia e il desiderio, puoi aprire i tuoi occhi sapendo che puoi vivere questa esperienza tutte le volte che vuoi, sapendo che puoi trovare il tuo luogo, il tuo spazio magico tutte le volte che vuoi. A presto, ti auguro tutto il meglio.